Se dovessi indicare qual è la filosofia massimamente utopica della modernità filosofica, non avrei dubbi nell'indicare la filosofia di Hegel. Paradossalmente Hegel viene sempre presentato come il filosofo della necessità e della giustificazione storica di tutto ciò che accade, secondo una pessima interpretazione dell'equazione di identità fra reale e razionale. In realtà il concetto hegeliano di realtà incorpora in sé la possibilità reale e quindi l'utopia. Era questo un passaggio ben noto a Ernst Bloch, soprattutto nel suo testo Soggetto e Oggetto, commento a Hegel, nel quale mostrava essere Hegel il pensatore non solo della rivoluzione ma dell'utopia sostanzialmente, proprio in ragione del fatto che l'idea hegeliana di realtà incorpora in sé la possibilità. Per Hegel non tutto ciò che esiste è razionale, ma solo ciò che, in ciò che esiste, esprime una piena razionalità, può dirsi in quanto tale reale e insieme razionale. Quindi ciò che esprime l'idea nel suo automovimento, nel suo autosviluppo, può dirsi pienamente razionale. Non tutto ciò che accade in quanto accade è per Hegel razionale. Sotto questo riguardo, il pensiero hegeliano, contrariamente a una certa vulgata, può e deve essere interpretato come un pensiero utopico che interpreta e intende la realtà come possibilità, come dynameon, per dirla alla maniera greca, come essente impossibilità. Hegel l'ha detto e ribadito in più occasioni, dicendo che il reale deve essere inteso sostanzialmente come tale da albergare in sé le possibilità dello sviluppo futuro. E anche quando Hegel dice che la storia esprime appieno una razionalità in divenire, non intende per ciò stesso giustificare l'accadere in quanto tale, ma rende possibile la sua concezione vedere il razionale nel suo movimento di sviluppo nella realtà. E quindi sotto questo riguardo possiamo ben dire che Hegel, apparentemente l'autore più distante dal pensiero utopico, coincide in realtà con il pensatore che meglio ha pensato l'utopia in termini non astratti. Hegel, come noto, condanna spietatamente le anime belle dell'ideale astratto alla maniera kantiana e lo fa non certo per una riconciliazione integrale con l'esistente in quanto tale, bensì per pensare quella che voglio definire l'utopia concreta, ossia l'utopia che, lungi dall'aprirsi incondizionatamente al futuro, guarda al reale stesso come possibilità e come sviluppo, nell'accezione prima sommariamente chiarita.